È un agglomerato di opere molto lontane come data, però che possono stare comunque bene assieme, che diventano un gruppo compatto, ma comunque il visitatore, almeno io spero, ha il tempo di guardarle, riguardarle, sugli scatti, buio, anzi luce, buio, quindi sì, ho pensato fin dall'inizio di fare un'operazione che riunisse tutte le epoche, i pochissimi anni del mio lavoro, perché sono solo 45 anni, quando sono ancora anche più comunque. Ho pensato e abbiamo, mi sembra, realizzato questo pensiero in maniera molto, anche molto razionale. Vagabondavo per la città, per Torino, facevo o per le campagne, autostrada, treno, e sentivo l'accumulo dei rumori, del vociferare, della gente che camminava, che si esprimeva, poi appena mi staccavo di 4-5 metri non esisteva più il significato delle parole. Allora decido di riassumere queste emozioni con il microfono, la base sulla quale salire, iniziare a parlare e far scattare questo meccanismo, cioè strano, cioè l'amplificazione e l'effetto eco continuo, continuo, che poi sparisce. Gilberto Zorio, Gilberto Zorio, Gilberto Zorio. Se parliamo in tanti, diventa una scultura, cioè diventa un fatto plastico. Un suono che diventa un fatto plastico, cioè che invade qualsiasi angolo. E a me interessava molto, in quegli anni, mi interessa ancora adesso, riuscire certe volte a globalizzare. Poi qua abbiamo anche chiamiamo l'effetto piedestallo, perché come si sa lì sopra, il blocco di cemento, si diventa parte. L'opera è statica, in attesa. Parte di questo protagonismo, cioè salgo, finalmente raggiungo il microfono, parlo. Ciò che dico viene immediatamente trasformato, cioè immediatamente, pochi secondi, che se fatto da tante persone poi involge completamente lo spazio e anche la grandissima incomprensibilità. Magari una frase di 3 parole diventa incomprensibile, ma diventa una scultura nell'aria. Immaginiamo ai pittori, agli artisti in generale, agli scultori, comunque i pittori che mescolavano la polvere di colore ai leganti, eccetera, eccetera, ci hanno sempre usato la chimica per poi trasformarla in un'altra cosa. Io invece credo che, cioè almeno per me è stato anche molto importante mostrare, senza rappresentare, ciò che può fare una reazione chimica, ciò che può far scattare le immagini generose o ingenerose, il negativo, il positivo, il piacere oppure il disgusto per certe immagini. Mi va bene la chimica, ma mi va bene anche Masaccio, molto bene Masaccio, tantissimi anni. Quindi in questo mondo di super velocità, stranamente, tutto funziona ancora, senza star lì a discutere, a dire che esiste arte povera, mai esistita, adesso poi sta per non esistere più, ma no, la tiriamo ancora avanti. No, no. Io credo che gli artisti, compagni di strada che conosco, siano tutti bravissimi ancora, tutti bravissimi. Ma c'è stata l'amicizia, credo, il rispetto. La capacità di pensare che eravamo in un paese, anzi, un paese, un'Europa, un mondo un po' troppo chiuso nel troppo aperto, io credo, perché quando devi sempre pensare a quello che c'è fuori, cioè quando si è costretti da se stessi a pensare a ciò che c'è fuori, un po' diventa pesantuccio.
e Germano è stato iper bravo perché ha capito questa situazione e ha radunato i cavi.